davvero il buongiorno a tutti, il benvenuto e incominciamo, apriamo davvero questa giornata che aspettavamo. Siamo molto felici di ritrovarvi qui e anche in un bel numero, perché considerata la situazione delle influenze non è incoraggiante, il Covid è un po' scemato forse, ma le influenze stanno imperversando e noi comunque siamo lo stesso un bel gruppo. E poi anche il fatto che questa festa sia caduta al termine di un ponte importante come quello dell'Immacolata magari non ci ha favorito, ma noi siamo lo stesso in un bel numero, siamo molto contenti di avervi qui con noi e di avervi anche qui proprio, perché per noi l'Hotel Europa è un proseguo, una continuazione di un'abitudine, di un'usanza oramai pluridecennale. Per noi l'Hotel Europa è un po' casa e questa casa oggi è bellissima, credo, anzi vi chiedo un applauso per chi ha lavorato per allestire questa sala, per renderla così accogliente, così natalizia, davvero elegantissima, un bel colpo d'occhio entrando. Ecco, allora, insomma, cominciamo con le feste dell'Immacolata, davvero comincia il periodo natalizio, noi ci stiamo introducendo a passare comunque una, in ogni caso, natalizia o no, ma una bellissima giornata insieme, speriamo mangeremo anche, credo, molto bene, come siamo abituati a fare qua. Ho qui vicino a me il vice sindaco, signora Vanina Picariello, che è una fedelissima e che vogliamo sempre qui con noi, è bravissima perché non ci trascura mai. E poi al tavolo è già accomodato anche il presidente Beppe Condò, che, a cui darò la parola, ha sempre un po' di cose da dire, sapete, il presidente, insomma, ci darà qualche aggiornamento e speriamo che le notizie siano tutte belle intanto, perché noi ne vorremmo solo belle. E poi, insomma, gli ho detto di non farla troppo lunga perché se si perde un po' che si diluga, però non credo che mi darà retta. Io vi do ancora a tutti il benvenuto, auguro una buonissima giornata, a dopo, passo la parola al presidente Beppe Condò. Buongiorno a tutti, ben rivisti. In effetti bisogna stare corti qui discorsi, soprattutto quando arriva il pasto. Comunque, esattamente un anno fa, se vi ricordate, noi eravamo qui a festeggiare la festa degli auguri, per cortesia, dopo 2 anni di Covid e purtroppo quell'amaro, amarissimo lutto che ci ha colpiti. Quando siamo partiti, farò un po' di storia, ma ci vuole secondo me, quando siamo partiti nel dicembre del 2021, dopo 2 anni, come dicevo, di Covid, per noi ferraristi, insomma, poteva essere l'anno della riscossa, ci contavamo molto e per certi versi, per il Consiglio e per me che ero fresco di presidenza, dovevamo accendere i motori per riavviare la macchina del club. Devo dire la verità, oggi qui ci siamo trovati e qualche dato positivo, qualche dato negativo e qualche dato positivo. Il dato negativo purtroppo è che siamo, soprattutto per noi ferraristi che avevamo tanto sperato di interrompere e di diventare, come devo dire, campione del mondo, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E quindi speriamo nel prossimo anno, anche se Enzo Ferrari ha detto una cosa meravigliosa: chi arriva secondo è il primo degli ultimi, e su questo non c'è dubbio. Quindi speriamo, speriamo quest'altro anno. Le cose positive invece vengono dalla scuderia. Noi siamo partiti in tromba dopo questi anni un po' fatti così, assieme al Consiglio siamo ripartiti e vi devo dare alcuni dati che secondo me sono importanti. Intanto il 100% del tesseramento. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto tutti i vecchi soci che hanno tutti pagato la tessera. Di questo io chiedo veramente un applauso, perché è stato
un segno di riconoscenza verso gli sforzi che poi il Consiglio facciamo assieme al Consiglio. Il secondo dato, che anche questo secondo me è molto molto importante, visti i tempi, è che abbiamo 29 soci nuovi. Altro dato davvero, davvero bello, molto bello, che assieme a quelli che avevamo superiamo la soglia dei 90 soci, e lasciatemelo dire con un po' di, insomma, come devo dire, un po' di orgoglio, ci poniamo al terzo posto tra tutte le scuderie dell'Emilia Romagna. Noi siamo i terzi per numero di iscritti. Non la voglio fare molto lunga. E poi, senza dimenticare che abbiamo fatto 11 attività, 11, come si dice, manifestazioni. Non ve le sto a elencare, basta che voi sfogliate il magazine che vi arriva, il giornalino che vi arriva, e le troverete tutte. Ci tengo però a precisare l'ultima, per esempio, che abbiamo fatto, è stata quella di Centro in Centro, che siamo andati a vedere un bellissimo museo a Bologna dell'industria, e poi adesso fra poco ripartiremo, perché il 5 di febbraio c'è il carnevale, insomma, quindi a questo proposito voglio anche ringraziare, parlando di eventi, tutte quelle persone, quei soci, che con le loro macchine hanno reso possibile queste manifestazioni, perché se non c'era il loro contributo con le loro macchine, noi, insomma, c'era poco da fare, eravamo poco significativi. Per il futuro, adesso dopo le feste ci metteremo subito da fare, ci daremo da fare col Consiglio, e penso che in gran parte delle manifestazioni dell'anno scorso le rifaremo. Pensiamo anche a qualche novità, anche perché al Consiglio piace, a me piace in modo particolare, che tutti quei soci che non hanno, come devo dire, l'auto d'epoca o le Ferrari, possono comunque integralmente entrare e partecipare all'attività della scuderia. Quindi sicuramente faremo un paio di gite, e quindi sono aperti a tutti. Io non ho molto altro da dire, se non riprendere questi dati positivi che, francamente, in momenti come questi, dove si fa un po' fatica a organizzare, fare soci, fare manifestazioni, avere fatto tutte quelle cose che ho detto, secondo me è un segno di vitalità. E con questo concludo, augurando un buon pranzo. Purtroppo abbiamo avuto delle defezioni, ve lo sapete, ma insomma, questo è il pranzo di coraggioso. Adesso do la parola alla Marina, la nostra vice sindaco, la dottoressa Marina Cariello, che così dopo non vi scocciamo più, e basta. Grazie. Sarò breve, perché avete un presidente, un sindaco veramente che chiacchierano tantissimo, poi prima dei pranzi è veramente un modo, insomma, per scoraggiare o se no aprire di più lo stomaco a volte. Scherzo ovviamente, perché insomma sono sempre interventi importanti che vanno un po' a snocciolare quelle che sono le attività di un'associazione importante come questa, e che fra l'altro mi riporta al mio primo discorso, che avevo scoperto che eravate il club più antico delle regioni Emilia Romagna. Beh, quest'anno avete ottenuto un altro primato, essere terzi insomma non è una cosa da poco, e sono convinta che con questo percorso e con questa volontà
si possono ottenere altri risultati. Da parte nostra, da parte mia, del sindaco e di tutta la giunta, innanzitutto ci sono gli auguri di buone feste, di buon Natale. È un periodo che finalmente si sta riaprendo, che ci sta permettendo di trovarci e di stare insieme in maniera sempre più tranquilla. Speriamo di percorrere questa strada e che siano veramente sempre più occasioni per trovarci e soprattutto per invitare persone nuove, perché così come si sono fatti 29 soci nuovi, perché non farne anche il prossimo anno altrettanti di più, cercando di coinvolgere quelle che sono però anche le forze un pochino più giovani. Cioè bisogna cercare di fare nel nostro intento le associazioni, ed è una cosa che stiamo cercando di trasmettere un po' a tutte, quelle di convogliare verso se stesse che cosa? La forza giovane. Questo perché è importante tramandare le tradizioni, è importante unire il vecchio e il nuovo da un punto di vista anche perché portano idee nuove, eventi nuovi, cioè collaborazioni nuove, e che è quello che insomma anche questa amministrazione sta cercando di fare. Se vedete anche la nostra giunta è abbastanza equilibrata tra un sindaco estremamente giovane, un vice sindaco un po' meno giovane, due assessori di un certo tipo e anche due sicuramente abbastanza giovani, ma questo è perché ci danno l'infa, perché insomma abbiamo bisogno anche di guardare in avanti, e per guardare in avanti bisogna sempre sapere da dove si arriva. Qui c'è una grande tradizione da portare come tesoro, e quindi insomma dobbiamo cercare tutti insieme di convogliare forze nuove. E io vi ringrazio perché mi fate sempre sentire a casa, per me la Ferrari è casa, perché insomma avendo un papà che ha sempre lavorato in Ferrari, per me stare con voi è come tornare a casa. E il rosso Ferrari si sposa con il rosso Natale, un Natale che quest'anno in Centro Acento è ricco di iniziative, e dove il colore rosso l'abbiamo scelto come colore predominante. Quindi insomma cerchiamo veramente di stare tutti quanti uniti, perché questa è sicuramente la strada migliore per lavorare, per ottenere dei risultati. Quindi vi ringrazio ancora, tanti auguri di buone feste. Grazie.